Amici! Che tempo fa, Melegnano! A parte gli scherzi, benvenuti, bentornati nel mio canale. Oggi video reaction a un freestyle di Gué Pequeño. Di Gué, perché non è più pequeño. Ospite a Mixtape Madness. Credo sia un format di un produttore inglese che già ha avuto ospite Lazza. Non ricordo male. Ha avuto ospite anche Rondo, sempre se mi ricordo bene. Potrebbe essere un freestyle dove annuncia il nuovo disco che esce a giorni. Non so se a fine mese o prima, adesso non mi ricordo bene, insomma voi lo sapete sicuro. Sono super curioso, a parte che Gué è capo indiscusso per quanto mi riguarda, anche perché dago fiero tutta la vita. Andiamo ad ascoltarlo? Ovvio. 3, 2, 1, go. G-U-E. Tu dimmi chi vuole ancora foto con questo mega god flow sul cielo, mille killer con il Tom Ford, man. Sono con Salvo e con Mauro, tu non ti salvi, no amaro scemo. Morirai prima di Sanremo. Carica, è da tempo che lei vuole fottere. Mi fa il filo di Arianna. Vedo bianco e nero, 8 miliardi al mondo e troppi scarsi in giro. Meglio se adesso qualcuno prende e va a fare in culo. Andate tutti a fare in culo, tutti quanti. No, non tutti, la maggior parte però. Beh, Gué, a parte avere uno stile pazzesco di vestiario, ma c'ha un'attitudine, un comfort dietro al microfono che è imbarazzante veramente. Troppo forte, Gué. Tutto il negozio, gangsta, dove sta il tuo drip? Se una volta finito il clip, riporti tutto in boutique. Ti ho visto diventare come a Camelot, in bordelli più sale slot. Non voglio tuo pif, che forte. Mangio sempre come Barry Bible. Danno che ho la mafia in house come fosse Stivangelo. Gli ha fatto l'orologio, mi pregano di ridarglielo. Scrivo in quinto giorno, bro, tu non sei Iron. Tu tiri troppo, fra, tu sei Mike Dyson. Se fossi tuo padre... Tu tiri troppo, fra, sei Mike Dyson. Ok. Ti darei una sperla, ma tra poco uscirà l'album, si lo farà madre perla. Ok. Cosa c'è da dire? Niente, raga, niente, non c'è un cazzo da dire. Gué, capo indiscusso del rap game da sempre. Stile pazzesco, strofe killer come sempre. Io veramente non capisco come faccia a tirare fuori sempre roba nuova. È difficile trovare della musica già sentita da Gué Pequeño, ok? Sono esterefatto dalla capacità di quest'uomo di tirar fuori sempre roba nuova. Anche perché pensate già solo da quanti anni rappa. Da quanti anni è dentro questa roba? Da Sacre Scuole, Club Dogo, dischi da solista, una marea di contenuti, un sacco di canzoni, un sacco di dischi e ancora ha delle strofe che non sono banali. Ok, forse il segreto è comunque vivere una vita che ti porta a scrivere continuamente cose nuove, ovviamente. Detto questo, belli miei, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Lasciate un commento dove mi dite se state aspettando Madreperla, perché io sono veramente in super hype e sono sicuro che tantissimi di voi siete nella mia stessa situazione. Iscrivetevi al canale, che tanto tutte queste cose che vi ho detto di fare, anzi che vi ho detto, che vi chiedo di fare, con estrema gentilezza, e sono tutte gratis, il commento, il like, l'iscrizione al canale, è tutto gratis, a voi non costa niente, io vi sto dando dei contenuti per farvi passare quei 3, 4, 5, 6 minuti che siano così, di spensieratezza, tutto gratuito, e niente, ci vediamo alla prossima.